Ciao, ciao Vergine, benvenuta in questo nuovo video. Allora, ho pochissima batteria nel cellulare, quindi devo stare molto veloce a registrare questo oroscopo. Allora, oggi andiamo a vedere un oroscopo romantico, senza una tempistica, quindi ha validità dal momento in cui tu vedrai questo video e lo lascio libero nei tempi di realizzazione. Quindi ci può volere più tempo, meno tempo e via dicendo. Dato che ho appena finito un consulto privato con una ragazza di Bologna, che tra l'altro saluto se sta guardando questo video, non credo, ma in caso, vi ricordo che se volete dei consulti privati, contattatemi alla mia mail qui sotto in descrizione. Affrettatevi perché mi avete scritto in tanti, sto organizzando l'agenda, però appunto prima mi scrivete, prima riesco a inserirvi nel calendario perché se no, dato che siete un po', diventa un po' difficile. Quindi mi raccomando, se vi interessa, scrivetemi. Allora, facciamo un oroscopo romantico, quindi non lo focalizziamo su altre energie, ma ci concentriamo proprio sui sentimenti e sull'amore. Quindi andiamo a vedere un po'. Allora, vorrei anche bere un goccio d'acqua, che effettivamente sono 3 ore che parlo di carte, non ho ancora bevuto un po' d'acqua, aspettate, datemi un secondo. Oddio, ogni volta mi dimentico, non ci penso. Vediamo. Segno zodiacale della Vergine. Allora abbiamo la carta dell'amicizia. La dolcezza. Scoperto. Io vi ricordo sempre di andarvi a vedere anche il video per il vostro ascendente, luna e venere, e soprattutto il video del segno zodiacale della persona che vi piace. Appunto riuscite a individuare più dettagli, fidatevi di me. Allora, attenzione comunque a chi vi può manipolare, questo è un'allerta che mi sento di darvi molto, molto generale, però comunque significativa. Allora, allora in realtà qua sapete c'è una persona che mi appare con duplici intenzioni, con due intenzioni, cioè io non lo so perché, ma ho questa sensazione che ci sia una persona che non è sincera. Perché da una parte penso ad una persona di cuore che anche finge di esserci per voi, dimostra magari un apparente interesse, si dimostra affettuosa, genuina, però dall'altra o magari una persona che pensa solo a questo, o è una persona che ha altre intenzioni, altri scopi, perché comunque qua c'è la maschera, però anche poi nel taglio c'era le cattive intenzioni.
Non lo so, ho tipo il presentimento che questa persona non sia del tutto sincera o non lo sia stato, o magari voi non ve ne rendete conto e dovete aprire gli occhi. Non lo so, non lo so, percepisco e aleggia questa sensazione, questo senso, questa cosa qua. Non lo so perché, ma mi arriva, emerge questo. Come se a tratti questa persona è affidabile e potete contarci, dimostra anche dei sentimenti, magari anche reali, cioè che magari anche ci sono, però poi manipola o comunque non è onesta. C'è proprio un dualismo, una contrapposizione. Perché potrebbe pensare solo a se stessa o se stesso, oppure fregarsene di quello che provi tu, di chi sei tu, insomma, sono tante le dinamiche. Adesso proviamo a capire chi potrebbe essere lui e chi potrebbe essere lei. Vediamo. Vediamo chi potrebbe essere lui. Carina! A me le carte, dato che sono tutte dritte, le carte orizzontali fanno morire, io ce l'ho tantissimo. Vabbè, insomma, questa ne tengo conto, ma insomma. Ok. Prendo anche gli indizi, poi ve le spiego. Allora, vediamo. Qui forse è lei, sapete? È lei che sta giocando un doppio gioco. Magari non risuona a tutti, magari risuona a qualcuno di voi, però non posso non tenere in considerazione questa cosa, perché qui abbiamo la luce e il buio, la tenebra e la luminosità, quindi non credo che, anzi, lui è molto in pace con se stesso. Credo che sia lei che sta facendo un giochetto. È infantile. Adesso vediamo. Anche perché con lei mi sono uscite due carte, con lui soltanto una. Chi potrebbe essere lei? Potrebbe essere lei, però vedete che vi dicevo questa parola prima, a tratti affidabile, a tratti no. Non dico che non lo è, ma non dico nemmeno che lo è completamente. Vediamo lui, chi potrebbe essere lui? Scusate, pardon. Mi è caduta una carta per terra, mannaggia lei. Allora, è una persona seria, ha dei segni molto particolari. Chi potrebbe essere lui? E vi metto anche alta statura. Allora, qui è abbastanza chiaro comunque il messaggio, eh? Allora, lui è una persona molto 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 serena, che si prende cura di sé, che non ha filtri, una persona sicura, ha alta, poi i capelli chiari, gli occhi chiari, o gli possono piacere le ragazze con i capelli chiari, gli occhi chiari, insomma, dovete un attimo anche qui poi interpretare. Può avere delle caratteristiche particolari, un modo di parlare un po' diverso dagli altri,
essere una persona un po' caratteristica, no? È una persona che è sicura, è una persona attenta a non ferire gli altri, è una persona generosa e disponibile. Lei invece è molto più contorta come anima, se vogliamo dire così. È infantile, quindi gioca nell'ora, ha un bel sorriso, è affidabile, però a me fanno particolarmente riflettere queste due carte qui, dove vediamo che lei proprio ha due sfaccettature, una parte più calorosa, più calda, una parte più fredda, più distaccata, una parte dove è disponibile nei confronti dell'altro, una parte dove è invece più trattenuta, una parte dove si lascia guardare, una parte dove invece vuole stare, vedete qua, nel suo abisso, quindi dentro di sé, non so come dire, però non è chiara del tutto. E infatti, io ve lo dicevo all'inizio, magari può essere anche l'uomo, però per tanti di voi, secondo me, vi risuonerà che è una donna con una doppia personalità o intenzione, cioè non c'è completa onestà. Ci sono due sfaccettature, due lati di questa persona, uomo o donna di cui si tratta chiaramente. Allora andiamo a vedere messaggi. Prendiamo anche due carte dell'amore. Vediamo. Segno zodiacale della Vergine. Siete due anime molto unite, fiamme gemelle, e avete anche delle caratteristiche in comune l'uno con l'altro. E siete, o almeno uno di due, è una persona profonda che ci tiene alla relazione. Però, vedete, ci sono delle cose da risolvere. Io credo che c'è un mascheramento, un camuffare, un qualcuno che non è sincero, onesto, non so come spiegarvelo, come meglio dirvelo. Vediamo i messaggi d'amore. Qui, dato che appunto abbiamo visto questa dualità, ne prendo proprio due due, così abbiamo sia quelli più romantici sia quelli un po' più seri, diciamo. Vediamo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, e se siete arrivati fino a qui, commentate con Ying e Yang. Allora, vediamo. Messaggi d'amore. Segno zodiacale della Vergine. Queste le do. Non ci servono adesso. Allora. Ok, scusate il cambio di inquadratura. Allora, andiamo a vedere i messaggi d'amore. Partiamo con questo mazzetto, dato che abbiamo visto appunto questa dualità. Vediamo. Segno zodiacale della Vergine. Aspettate che mi sono caduto. Ok, allora, non è la mia intenzione quella di ferirti. Quindi anche magari delle parole non dette. Ho bisogno di te. Nel taglio c'è anche un desiderio intimo. Vediamo con gli altri messaggi che cosa emerge. Vedo il tuo nome ovunque. Ti spio sui social media. Sembra che non te ne importi niente, quindi la necessità di avere una dimostrazione d'affetto e quindi di mostrare anche la parte dolce.
Tu hai sbagliato, non io, qui c'è anche un scollarsi, però le responsabilità, quello che hai detto mi ha ferito. Quindi attenzione ad andare a chiarire anche questi punti. Va bene, io vi ringrazio, grazie mille Vergine per avermi ascoltato. Io vi ricordo che se desiderate delle consulenze private, contattatemi alla mail qui sotto nella descrizione. Fate presto perché siete in tanti e devo organizzarmi l'agenda, quindi mi raccomando, scrivetemi per tempo. Io vi mando un bacione gigante, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao Vergine!